Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un'esperienza nuova per me, sì, perché dopo anni che cercavo di organizzare, per la prima volta sono riuscito ad andare al grandissimo Lucca Comics. Quindi ho deciso di fare questo breve vlog dove spiegavo un pochettino quali sono state le mie impressioni su questa fiera che ho trovato assolutamente fantastica. Che cosa ho comprato e che cos'è che mi ha colpito di più di questo grande evento che è Lucca Comics. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito con... Aio! Ma che cazzo? Ebbene sì, oggi non ci sarà quel patagarroso di Vidomo a dirigere il video, bensì ci sarò io che, buongiorno, sono Nico. Per non violentare ancora di più la lingua sarda, oggi non andrò avanti a interpretare il personaggio di Nico, ma sarò semplicemente vestito da lui. E qui una domanda sorge spontanea. Ma Vidomo, perché sei vestito da Nico dei Sardi? Semplice, perché questa volta, che era la prima volta che mi presentavo a un comics vestito con un cosplay, diciamo che ho voluto scegliere un personaggio che difficilmente qualcun altro avrebbe scelto, e così ho scelto uno dei miei preferiti dell'infanzia, ovvero buongiorno, sono Nico! Sì, lo so, avevo promesso di non farlo più. Quindi, come riassumere in poche parole la mia prima esperienza a Lucca Comics? Caotica! Assolutamente, ragazzi, la prossima volta che si va, non il sabato, o almeno il sabato è bello e c'è tanta gente, non solo perché è un giorno che non è un giorno lavorativo, diciamo, ma è anche perché c'è la maggior parte degli stand interessanti. Il problema è che comunque, per quanto me ne avessero parlato, non me lo sarei mai immaginato così affollato, mannaggia la puttana. O come direbbe Nico, porca troia! Quindi probabilmente prossimo anno o sceglierò, se dovessi scendere solo un giorno che non sia il sabato, o se dovessi invece rimanere 2 giorni, probabilmente farò venerdì e sabato, così in un giorno mi godo di più la fiera, mentre nel giorno dopo visito meglio le convention interessanti. Per esempio quest'anno c'era quella del ragazzo invisibile seconda generazione tenuta dallo stesso Salvatores, che mi interessava vedere, però purtroppo non ci sono riuscito. Per quanto riguarda i miei acquisti, diciamo che possiamo dividerli tranquillamente in 2 parti. La prima cosa, sono stato allo stand di Mani Comics per comprare il nuovo libro di Victor Laszlo, Sgommate i film che fanno salire il crimine, e già che c'ero ho anche comprato, perché mi mancava appunto, L'inferno di Victor, che ho già iniziato a leggere e mi sta piacendo davvero tanto. Soprattutto perché io, sembra strano, ma sono un appassionato della letteratura dantesca e, essendo anche un appassionato di cinema, mi vergogno quasi di non aver avuto questa idea, che veramente secondo me è geniale. Ho già letto i primi capitoli e posso dire che l'idea dei demonietti, quelli invisibili che fanno arrabbiare Victor, il che spiegherebbe un sacco di cose, e l'idea della guida, diciamo, del Virgilio Victoresco, li ho trovati davvero geniali. Quindi questo libro mi sta già iniziando a piacere. Mentre per quanto riguarda Sgommata, allora, lui ha detto che parla di questi 6 film che sono stati veramente orripilanti. Io non l'ho ancora letto, sebbene lui abbia detto che non è in stile recensione, cioè non è una semplice recensione scritta, ho sentito qualche parere controverso, cioè che il libro è anche carino, però che sembrano semplicemente delle recensioni. Io per ora non mi dilungo nel dare un giudizio su questo libro perché non l'ho ancora letto. Penso che farò una recensione su entrambi, così per risparmiare, e vi dirò cosa penso di questi 2 libri. Per ora posso dirvi che L'inferno di Victor mi sta piacendo davvero un sacco. Quindi tra un mesetto ho tempo di riuscirli a leggere, anche se sono piccoli, questo mesetto sarà un po' impegnativo, diciamo, quindi non so quando è che riuscirò a farla, però prima possibile farò una recensione su questi 2 libri. Tra l'altro voglio farvi vedere la dedica. Qui su L'inferno di Victor ha scritto Avidomo, che è un Nico serio, che di Nico seri non so se ne esistono, mentre su Sgommate abbiamo sia Avidomo che Andrea, porca di quella troia. Quindi fantastico, la grande esclamazione appunto di Nico.
Grazie Victor per queste due dediche e spero di riuscire il prima possibile a finire questi due libri. Mentre l'altro acquisto consiste in Sei numeri di Gea di Luca Enoch. Gea è un fumetto a numero chiuso, 18, come Lilith, di cui ne avevo già parlato in qualche scorso video, linkerò qui sotto il vlog in questione, nel caso vogliate interessarvi. Lilith è stato un fumetto che mi è piaciuto davvero tantissimo, tranne il finale che non mi ha fatto impazzire, anzi l'ho trovato poco sviluppato, cioè non era tanto l'idea in sé a essere sbagliata, ma è come è stata messa giù secondo me. Però il fumetto in sé è uno dei miei preferiti in assoluto. Già è stato il precedente fumetto, fumetto semestrale, perché anche questo qui è a numero chiuso, e usciva ogni 6 mesi, quindi è stata una storia di 9 anni, precedente a Lilith. Infatti, avevo comprato già i primi 6 numeri al Rimini Comics. Mi era piaciuto davvero tanto perché avevo appunto da poco finito Lilith e volevo vedere com'era questo Gea. Devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Si tratta di questo baluardo che è una specie di cacciatrice di demoni o di mostri che arrivano dalle altre dimensioni sulla Terra. E devo dire che mi sta piacendo davvero tanto. Ho dovuto aspettare da questo luglio, agosto, che per avere questi altri numeri. Pensavo di riuscire a comprarli tutti, però, ahimè, era un pochettino costoso, diciamo. A Rimini avevo trovato un'offerta migliore, devo essere sincero, magari proprio perché il Lucca è più rinomato. I prezzi sono un po' più alti perché c'è un sacco di richieste, devo essere sincero. Probabile sia per quello. Spero di trovare in qualche altra fiera un prezzo più abbordabile, perché per quanto possa piacermi, è una vera rottura. Infatti, questa volta non sono riuscito a prendere tutti e 12 quelli che mi mancavano, ma ne ho presi solo altri 6, dal 7 al 12. Ne leggerò in questi giorni e magari farò anche un vlog su Gea, che secondo me se lo merita. Per quanto riguarda il cosplay di Nico, purtroppo non sono stati molti a riconoscerlo, perché, lo ammetto, l'avevo tenuto in conto perché semplicemente sembravo un picciotto siciliano, quindi tanto che ho sentito un tizio che parlava con gli amici e, intravedendomi, mi ha detto: "Ma da cosa sei vestito quello lì? Da Totorina?" Sardo sono, non siculo. Però quelli che ci sono riusciti mi hanno fatto davvero i complimenti. Anzi, praticamente è successo che io e i miei amici siamo andati allo stand della Nikon. E cosa succedeva? C'era questo fotografo che appunto faceva le foto a chi voleva, sia che se avesse un cosplay che no. E quando sono andato io per farmi la foto, mi fa: "Ma scusa, ma te sei Nico dei Sardi?" Io faccio sì. E non riusciva a farmi la foto perché continuava a scoppiare a ridere. Mi ha fatto i complimenti e, dopo avermi fatto la foto, mi ha detto: "Scusa, ma te ne devo fare anche una col mio telefono." Quindi è stato bello perché mi hanno riconosciuto in poche persone, però quelle che mi hanno riconosciuto, devo dire che è stato bello perché ci si è messi a chiacchierare, mi hanno fatto i complimenti, nonostante come abbigliamento sia abbastanza semplice, anche i baffi sono alquanto semplice, anzi, in questo video mi sono anche riusciti male, secondo me. Però sono stati momenti davvero belli. Ripeto, non è che potessero riconoscermi in tanti, anche perché non è che potevo gridare come un sardo pazzo per tutto il tempo. Ho provato più che altro, per il grosso del soggiorno, a tenere la mano così. Quindi il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato, soprattutto che non abbiate trovato ridicola questa cosa qui di Nico. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete, e se volete condividete pure questo video. Ma se volete seguirmi più da vicino, potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale, che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui. Il vostro Nico vi saluta. Aio!